Il parcheggiatore abusivo che invece di una comune auto si ritrova ad avere a che fare con un carro armato, e con i colpi di mitra e con il coprifuoco. È convignette come queste, ne sono state prodotte innumerevoli fino ad oggi, che Magdi al-Shafighe ora ci racconta sorridendo la rivolta egiziana del 25 gennaio. L'avevamo intervistato quando ancora Mubarak era al suo posto. Ci aveva presentato il suo romanzo a fumetti in metro, una denuncia del malessere e della corruzione dilaganti nel suo paese. E le sue parole, ora, a riascoltarle, sembrano premonitrici. Dovremmo ripensare la vita su un nuovo principio di libertà e su una Costituzione corretta, dove ci siano delle vere garanzie e non garanzie da sbandierare davanti all'agenzia di stampa straniere, dove facciamo vedere che abbiamo delle libertà e facciamo i volantini con le facce dei candidati per le organizzazioni dei diritti umani. Io credo una cosa: che la libertà che si conquista così dolcemente non sempre è buona. La libertà va chiesta con forza. È questa quella sola che si realizza ed è rispettata purtroppo. La cosa strana è che io ho anche notato che tutti i governanti e tutti i governi hanno paura. Se lasci un qualsiasi governante a fare quello che vuole, senza controllo e senza una vera opposizione, manda il paese in rovina. Ci deve essere un'opposizione, ci deve essere una reale libertà nell'interesse del paese, nell'interesse di chi lo governa, nell'interesse di tutti. Chi governa deve sentire di essere rispettato, lui, i suoi figli, la sua famiglia, perché governa in modo democratico in un tempo di democrazia. Lo incontriamo di nuovo oggi. In metro avevi raccontato con tre anni d'anticipo rispetto alla rivoluzione poi egiziana tutto il malcontento, la corruzione, la mancanza di libertà che vigevano in Egitto. Eh, e noi peraltro ci siamo incontrati per parlare di metro a poche settimane prima che la rivolta in Egitto poi scoppiasse. Tu pensavi che alla fine questo sarebbe stato l'esito per il tuo paese? C'era una sorta di società che si stava formando e le persone su internet e nel cyberspazio stavano cambiando le loro idee, prendendo spunto da altre società e valori che questo regime non incoraggiava, come l'uguaglianza e la giustizia. Per noi erano sempre state parole prive di senso e questa nuova società era invisibile perché non era raccontata dai media ufficiali, ma erano attive e con Facebook e Twitter abbiamo cercato di diffondere le loro idee incentrate sulla dignità umana. Com'è cambiata dopo la rivoluzione la situazione in Egitto a livello politico, a livello economico, a livello di vita quotidiana? Dal mio punto di vista ora non c'è più tanta corruzione. Non c'è più un livello di corruzione del 90%. È rimasta una piccolissima percentuale, come in tutto il mondo. Ma d'altra parte c'è una sorta di consapevolezza sul fatto che ci vorrà del tempo. Ma credo che poi l'economia avrà un boom perché tutti gli investitori vorranno venire in un paese dove possono fare affari liberamente, in cui non ci sia corruzione, lavoro sommerso. Però anche qui, come in Tunisia, la sicurezza resta un nodo irrisolto. E questo è il problema vero, perché gli uomini della sicurezza devono essere addestrati sia per proteggere i cittadini che coloro che governano. I nostri uomini della sicurezza in passato studiavano e venivano addestrati per proteggere chi governava ed ora questo va cambiato. È necessario cambiare il loro modo di essere, la loro mentalità. Ora non sono i benvenuti nelle strade. Chi protegge questi cittadini sporchi, rumorosi? Loro non sono abituati a farlo. E noi non abbiamo bisogno di loro se non sanno farlo. Tuttavia in Egitto c'è una cosa buona. Gli egiziani sono pacifici di natura, quindi credo che non ci saranno grandi problemi. Allo stesso tempo per il fatto di aver vissuto per le strade per così tanto tempo, senza poliziotti, lo sviluppo di bande potrebbe essere molto probabile. Quindi penso che dobbiamo agire. Deve essere fatto qualcosa. L'evoluzione delle gang. Quindi dobbiamo fare Penso che qualcosa da fare. Il blogger e giornalista egiziano Mohamed Shahir l'ha chiamata La rivolta che ride, quella di Piazza Tahrir, perché l'umorismo ne ha rappresentato il tratto distintivo. Humor and Umorismo, satira e molte altre cose, sì. Ricordo che durante i primi giorni delle manifestazioni di piazza Tahrir c'era questo poliziotto maleducato, grande, come un armadio, che, che ci gridava insulti. Insultava noi, le nostre madri e i nostri padri. Ma dopo qualche giorno il poliziotto era passato coi manifestanti prima di scappare in abiti civili e della sua uniforme rimanevano soltanto i gradi che un ragazzo aveva raccolto in piazza e li sventolava dicendo agli altri manifestanti entrate, entrate pure, come regolandone il flusso. Uh, entree, entree, like was, uh, e ricordo questo ragazzo che aveva un cartellone con una vignetta in cui era disegnato un cammello da una parte e Facebook dall'altra. Rappresentava il governo arretrato che si scontrava con le idee avanzate della società civile. <ride> In with the e ricordo anche altre cose divertenti. Per esempio, uno, dopo un improbabile discorso di Mubarak, commenta: Ok, Presidente, considerami pure un asino, ma che diavolo volevi dire? Che ruolo hanno avuto fumettisti e vignettisti nel portare alla rivoluzione di piazza Tahrir del 25 gennaio? E che ruolo hanno avuto durante le proteste? E che ruolo hanno, potranno avere poi, secondo te, da ora in poi, nel tuo paese? Nei primi giorni, i media di Mubarak dipingevano noi in piazza come legati ai servizi iraniani e israeliani. Immagina, impossibile. Quindi la gente ci guardava con sospetto, come se fossimo spie o corruttori. E allora abbiamo al volo realizzato degli opuscoli da distribuire gratis in piazza e per le strade, dove le nostre idee erano veicolate sotto forma di vignette. Io e altri scrittori e vignettisti e fumettisti, collaboratori di Aldustur, molta gente ci ha partecipato. Nulla è stato pianificato, tranne il 25 gennaio. Poi tutto naturalmente e spontaneamente. Dovevamo rispondere alle voci e agli attacchi dei media e far capire quali erano le nostre vere richieste. Questo umorismo l'ho riscontrato anche in altre piazze, come quella yemenita e libanese, ma in Egitto è stato particolarmente spontaneo e divertente, perché abbiamo delle radici in artisti illustri, come Macroof, ad esempio, o Andil. Entrambi sono ragazzi molto divertenti che ora stanno lavorando a un fumetto politico. Sono i vignettisti dell'importante quotidiano Egitto Oggi, dove raccontavamo in modo esilarante l'uscita di scena di Mubarak, cui ad esempio veniva consegnato un foglio datato 25 gennaio con il timbro Exit. Questi vignettisti si muovono nell'ambito di una eredità vignettistica e umoristica tipicamente egiziana, cui anche la popolazione è ormai abituata, molto più che in Libia o Yemen. Ora questi ragazzi stanno realizzando la loro rivista politica a fumetti, si chiama Tok Tok e ci sono anche altri progetti sorti dopo la rivoluzione. Tok Tok, cui collaborano Mahruf e Andil, è coordinata e curata da un certo Oshinawi, che è un artista giovane ma di grande talento. È una rivista di fumetti a sfondo politico, ma totalmente indipendente che si prende gioco di tutto molto ben curato nella forma e nei contenuti. Ci sono anche articoli e poesie. Questa vignetta di Andil racconta dei lacrimogeni a piazza Tahrir. Questo mostro che chiude la pubblicazione l'ha disegnato Isham Rahma e rappresenta le paure della popolazione egiziana. E poi c'è un'altra pubblicazione che si chiama Fuori controllo. E un'altra ancora che si chiama Al-Dushma, cioè il martello di legno. Tutti questi lavori non avrebbero potuto vedere la luce sotto Mubarak e questa è una grande differenza da prima. Ora, se hai qualche idea artistica o intellettuale, qualche progetto, fallo e basta perché ti è permesso. Quando fare qualcosa di artistico o intellettuale, Lasciarci l'altra volta, ci avevi raccontato di come il tuo prossimo progetto fosse una, la storia di una ragazza che combatteva contro il maschilismo nel mondo arabo. È ancora su questo che stai lavorando? Oppure gli avvenimenti di piazza Tahrir hanno in qualche modo modificato i tuoi progetti? I that, uh... Credo che il 25 gennaio abbia vinto. Gli eventi della rivoluzione si trascinano dietro troppe cose, per cui devo accantonare al momento il resto. Ho collezionato molte storie in piazza Tahrir e una volta tornato a casa ho cercato come dargli una forma e ora ho trovato mm, un filo, un'idea. Sarà un'altra storia a fumetti. L'ho chiamata Anonimo perché i veri eroi in questa rivoluzione sono state tutte quelle persone dietro a Facebook e Twitter. I veri eroi nella piazza erano lavoratori e persone qualunque che lottavano poiché c'erano due parti che si scontravano, l'ingiustizia e la gente qualunque che cercava valori veri, hanno lottato, si sono uniti alle brave persone, a volte senza necessariamente avere un grande sogno, sono scesi in piazza per i valori umani primordiali. Voglio richiamare il fatto che in piazza ci fossero persone provenienti da tutti gli strati sociali, in particolare i giovani fratelli musulmani si sono rivelati aperti e pronti a essere parte di una società civile democratica. C'erano delle situazioni particolari durante la rivoluzione e io le inserirò nella mia storia. Te ne mostrerò alcune parti in anteprima. Um, to you. E ci sto ancora lavorando, ti mostro una bozza. Comincia con una lettera che una giovane ragazza scrive a suo padre sull'appuntamento del 25 gennaio. E all'ultima pagina, trascorsi dieci anni, il padre tornerà a ripercorrere quegli storici avvenimenti. Raccontandoli a sua figlia perché lui è tornato a casa e ha potuto leggerla quella lettera della sua bambina, a differenza di tanti altri padri, spesso normali, rimasti uccisi a piazza Tahrir come, come Bassioni, uno di questi martiri. E nel mezzo, tra la prima e l'ultima pagina, ci sarà la piazza Tahrir che Magdi ha visto coi suoi occhi. Resa con le nuvolette e il bianco e il nero, tranne che per i colori della bandiera egiziana. Uh, and, uh, we, we Questo è sugli scontri di piazza Tahrir. Non avevamo preparato le cose, non sapevamo da dove prendevamo la forza. Era la forza del voler essere liberi, dell'essere tutti insieme e nulla ci poteva fermare. È così che abbiamo conquistato la piazza. E come li abbiamo sconfitti? Ho visto gente muovere i veicoli della polizia, dei mezzi grandi delle forze di sicurezza, con le loro mani. E l'essere con loro è stato qualcosa di magnifico. Non ti importava niente, non ti importava se c'erano i proiettili che ti sfioravano, bombe, perché eravamo mossi dalla forza, dall'energia, non avevamo pianificato niente, è avvenuto tutto simultaneamente. E l'umorismo non manca neppure qui. Questo è un checkpoint e a volte per controllare le macchine usavano dei poveri cani di strada che non sapevano cosa cercare. Ma anche gli stessi agenti non sapevano cosa avrebbero dovuto cercare. Allora, se il cane avesse chiesto loro, ma che cosa devo cercare?, loro avrebbero risposto, dopo un attimo di esitazione, non importa, tu esegui gli ordini e odora. Questo ragazzo che fugge con dei milioni, questo rappresenta qualcuno del regime di Mubarak e vive con il suo prezioso gatto, un gatto molto grasso. Il gatto è rinchiuso nel palazzo e potrebbe morire. Miau, miau, miau. Alcuni moriranno. Tutti possono morire, ma alcuni muoiono come se non fossero mai vissuti. Proprio come questo gatto grasso, grasso, che ha mangiato viscas e ha vissuto una vita meravigliosa, ma in realtà non ha vissuto. Ed ora non ha più onore. E poi ci sono anche le colombe che i manifestanti videro volare sopra la piazza il giorno prima delle dimissioni di Mubarak. Secondo loro, un segno inequivocabile. Il primo cambio di pedine già avvenuto al Ministero della Cultura porterà novità anche nella TV del Nuovo Egitto. Ricordi l'ultima volta quando abbiamo parlato del giornale Al-Dastur, un giornale, l'unico giornale veramente liberale. Tuttavia l'editore e il capo del giornale erano stati colpiti dal regime di Mubarak. Ibrahim Issa è stato quasi esiliato, ma era un trucco. Ed ora siamo sulla giusta carreggiata. E lo stesso Ibrahim Aissa era presente a piazza Tahrir il 25 gennaio. Ora Issa, con la sua equipe di Aldustur, sta formando un nuovo canale satellitare che sarà chiamato El Tahrir. Mia moglie presenterà un suo programma. La maggior parte dei canali televisivi stanno cercando di svilupparsi, tuttavia il personale rimane sempre lo stesso. Quindi non possono fare programmi nuovi che riflettano veramente i sogni, il movimento e lo slancio di questa rivoluzione. Randa, mia moglie, è anche un medico e stanno pensando di creare un programma dove un gruppo di medici si incontrino intorno a un tavolo. L'oggetto del discorso, comunque, non saranno le malattie, come avveniva in programmi passati, bensì discussioni sulla situazione odierna, come avverrebbe in una normale tavola. E quindi si parlerà di speranze, problemi e poi sicuramente anche di qualcosa legato alla salute. Credo che sarà moderno ma anche divertente perché è fatto da persone divertenti ha fatto scalpore la notizia del blogger Michael Nabil Sanad che è stato condannato a tre anni di carcere dal, ehm, dai militari non appena saliti al potere dopo la rivoluzione per aver detto che durante le proteste i manifestanti erano stati torturati e imprigionati eh, innanzitutto cosa pensi di questa sentenza e che ne sai eh, ora della sorte di eh, Michael Nabil Sanad? È un caso particolarmente bollente in Egitto, se ne discute molto. E in questi momenti di transizione c'è una sorta di coalizione tra l'esercito e la società civile. I tribunali militari hanno un sistema proprio e non saprei cosa dire, ma l'esercito è particolarmente importante in questo periodo poiché rappresenta l'unica fonte che può assicurare sicurezza nelle strade. Ed è un peccato che Mikhail Nabil abbia pagato un prezzo così alto, in quanto bisognerebbe parlare di qualsiasi cosa illegale che accade, chiunque sia a commetterla. Io sono stato molto felice quando simboli, quali l'ex ministro della cultura, Safwa Sharif, o le persone colpevoli dello scandalo della Mercedes-Benz, delle tangenti, vengono messi in carcere, in quanto militari o ex membri dell'esercito. Ciò significa che nessuno è al di sopra della legge e questo concetto deve essere applicato. Dove credi che porterà quella che in Occidente chiamiamo semplicisticamente la primavera araba, ma che in realtà sappiamo sta interessando il Golfo, come il Nord Africa, come il Medio Oriente? Credo che finirà a favore della gente, dei cittadini comuni. È di questo che si tratta in fondo, no? Prima le nazioni erano fatte da un tiranno e i suoi scagnozzi e poi veniva il popolo. Ma ora le cose sono cambiate e il cambiamento è grande. Non è solo una novità sociologica o politica, ma è un cambiamento culturale che riguarda i cuori elementi. Anche nella letteratura e nei teatri ci saranno grossi cambiamenti. Il nostro apprezzamento per il valore della libertà sarà diverso. Una volta sono andato da un meccanico, era tempo di elezioni. Una di queste elezioni farsa, io ho detto "La gente dovrebbe essere libera". E lui mi ha risposto che la libertà non era una cosa buona. E io ho domandato "E perché mai la libertà non sarebbe una cosa buona?". A quell'uomo è stato insegnato così, che con la libertà non c'è più niente di onesto, che con la libertà arrivano solo cose brutte. Ma ora le cose sono completamente diverse, anche nella mentalità della gente. In Tunisia c'era questa parte della società che aveva delle frizioni con l'Occidente, ed hanno liberato quest'immaginazione che parlava di un nuovo Stato, uno Stato diverso. In Libia la situazione è diversa perché non c'è stata questa preparazione. C'è una struttura che si basa sulle tribù, e anche l'esercito ha una composizione diversa. Anche in Siria. Sono rimasti isolati per molto tempo a causa delle repressioni. In Siria c'è anche la tensione tra gli sciiti e i sunniti. I siriani, però, hanno un importante patrimonio culturale, una lunga storia intellettuale, e forse possono aggrapparsi a questo per risvegliare le menti della gente. In Egitto ci saranno a settembre le elezioni. Che cosa stai facendo tu e quelli che tu definisci come te dei para-intellettuali? Che cosa state facendo per preparare il vostro popolo a questo avvenimento? E magari anche per preparare gli egiziani che si trovano in Italia che però potranno votare? Abbiamo formato un'ONG chiamata Al-Dushma, che significa il martello di legno. Essenzialmente è stata creata affinché le persone prendano coscienza del fatto che sono esseri umani e hanno il diritto a non essere toccati a livello mentale, fisico e per quanto riguarda le loro proprietà. Per mantenere questo concetto, alle prossime elezioni devono scegliere persone che comprendano questo principio e siano capaci di affrontarlo. Dunque non persone che sanno giocare con le parole sulla religione o sui sogni che non si avvereranno mai come fanno i candidati del Partito Democratico. No, no, non vogliamo più persone come queste. Al momento ci sono diverse ONG che stanno lavorando duramente in tal senso, lavorano nelle strade e si occupano anche di bollettini indipendenti, come ad esempio quello che stiamo gestendo noi in questo periodo, al Dujma, che essenzialmente crea fumetti che trasmettano la morale e i diritti umani, usando storie della loro vita di tutti i giorni, sempre con i fumetti. Per quanto riguarda la seconda parte della sua domanda, quella riguardante l'Italia, io desidererei incontrare alcuni egiziani per dire che alle prossime elezioni voteranno per la prima volta e vorrei che ci aiutassero a dire che la libertà non è pericolosa, ma manterrà la loro identità e saranno liberi di fare tutto ciò in cui credono. Right. <laughs> uh, ciao Italia, uh, good luck. Ciao Italy.